Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il Salotto Jack. Settima puntata, quando ormai siamo giunti al termine del cammino della regular season. Ci sono i primi verdetti, le prime squadre, anzi la prima squadra di New Saints che si è apprestata ad alzare il primo trofeo per questa regular season, il campionato. Noi, prima di aprire anche il discorso relativo alle coppe europee insieme ai nostri ospiti presenti qui in studio, andiamo a riepilogare attraverso le grafiche i verdetti definitivi della Serie A. Per l'ultima giornata si sono affrontate Inter contro Fiorentina 7-6 per i nerazzurri, a seguire Genoa e Chievo Verona 13-2, la vittoria del Napoli contro il Millwall 3-0, CSKA Mosca contro Hajduk Spalato, pareggio per 6 reti a 6, Trabzonspor Arsenal 7-3, Novara Nola 17-8, Valencia Roma 7-13 e Lecce New Saints, il big match di quest'ultima giornata che comunque non aveva risvolti per quanto riguardava la classifica definitiva, 7-5 vinto dai salentini. Andiamo infatti a vedere qual è la classifica definitiva della Serie A con il New Saints che incappa in questa sconfitta indolore perché ormai è cristallizzata a quota 40 e può andare a cucire per la seconda volta consecutiva lo scudetto sulle proprie maglie dopo aver vinto quindi la Serie A. Al secondo posto c'è il Lecce con 38 punti, 7 lunghezze in più del Genoa a 31, CSK Mosca 27 punti, Hajduk e Roma 26 lunghezze appaiate, Novara e Trabzonspor a loro volta condividono la posizione però con 23 punti. Apre la parte destra della graduatoria l'Arsenal con 21 punti, Inter a 19, Fiorentina 16, Valencia 14, Chievo Verona 13, Millwall 9, Nola 9 punti, anzi il Millwall 11 punti, Nola 9 e chiude la classifica il Napoli con 7 punti. Andiamo anche a vedere un'altra classifica molto importante, ossia quella dei marcatori, vinta da Bomber Luigi Iovino del Novara con 67 marcature realizzate dopo un campionato che ha visto l'egemonia di Felice Tortora che nelle ultime due giornate si accomoda quindi al secondo posto della classifica dei marcatori con 64 reti, che sono il doppio rispetto a quelle del terzo marcatore che completa il podio, sarebbe a dire Savinelli del Millwall con 32 gol realizzati. A seguire c'è Airolo della Roma con 30, Principato dell'Arsenal 27, a 25 reti ci sono Rozza del Nola, Pastore, Infante dell'Hajduk e anche Nastri per quanto concerne il collettivo croato, mentre Felice Gaetano completa la lista dei top con 24 reti realizzate. Questa la situazione per quanto riguarda la Serie A. Rientriamo in studio perché è il momento di allargare diciamo il nostro raggio d'azione, prima di tutto osservando il servizio con tutte le analisi, con gli approfondimenti e tutti i verdetti definitivi della Serie A. Dopo torneremo in studio per parlarne con i nostri ospiti. Agli archivi la regular season della Serie A per la nona edizione del Trofeo Jack, un campionato che si è sviluppato tra il 2019 ed il 2020, regalando belle partite, colpi di scena ed un finale dove la classifica rispecchia sostanzialmente i valori visti in campo. Vince il New Saints 40 punti a fronte di 13 vittorie, un solo pareggio e lo sgambetto della sconfitta sopraggiunto. Vince il New Saints che si cuce lo scudetto sul petto attraverso 40 punti a fronte di 13 vittorie e un solo pareggio e lo sgambetto della sconfitta sopraggiunto solo all'ultima giornata contro il Lecce che nel frattempo si ferma a quota 38, rinfrancato sul piano psicologico dal risultato del campo che dimostra la bontà del team salentino in vista della bagarre post-season. Accedono direttamente in Champions League anche il Genoa che completa il podio, CSKA Mosca, Hajduk Spalato e Roma coi capitolini di Mister Di Palma alla prima partecipazione diretta, mentre il Novara ed il Trabzonspor superano senza sudare in virtù della rinuncia al playoff da parte dell'Arsenal e dell'Inter. Le due squadre parteciperanno all'Europa League completata da Fiorentina, Valencia, Chievo Verona, Millwall, Nola e Napoli. Negli studi di Videonola la composizione dei gironi per scoprire come sarà caratterizzata la primavera del trofeo Jack. Ma intanto passiamo in rassegna i responsi della classe regina. Il campionato è stato vinto per la seconda volta dai gallesi del New Saints, mentre la classifica marcatori è appannaggio di Luigi Iovino, il bomber del Novara che ha titaneggiato con 67 reti realizzate, frutto del lavoro del team piemontese per il suo finalizzatore principale. Completa il podio Tortora del Genoa e Savinelli del Millwall, con gli inglesi che per il rotto della cuffia si sono salvati dopo una stagione tribolata. Per quanto riguarda le statistiche collettive, il Genoa è la squadra con più reti realizzate, 122, ben 10 in più del New Saints, ed al terzo posto c'è il Novara con 103 marcature. Dato ancora più interessante
interessante riguarda le reti subite. Al primo posto c'è naturalmente la capolista, mentre è caratterizzante il secondo posto dove c'è il Trabzonspor con 58 marcature in negativo, una in meno della Genoa. Se è vero che i numeri possono darci importanti segnali in vista delle coppe europee, i turchi si confermano una squadra coriacea che darà vita da torcere a tutti gli avversari. Il campionato è finito agli archivi. Spazio quindi alle coppe all'indomani dei sorteggi con la formula dei gironi all'italiana ed a seguire le sfide dirette che infiammeranno il centro sportivo Maracanà fino al mese di maggio. Rieccoci in studio dopo questa analisi, diciamo, che è stata utilizzata per introdurre gli argomenti e le tematiche principali riguardanti la Serie A. Allarghiamo l'inquadratura perché è il momento di parlarne con i nostri ospiti in studio, ben evidenziato dalla sua felpa rossa. È tornato a farci compagnia Maurizio Santaniello, ben ritrovato al Salotto Jack. Salve, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. E con un tocco di rosso però rilegato alle scarpette e ai calzini che mi sembrano abbastanza interessanti, quindi nota di merito anche per il ritorno in gran carriera di Sergio Bejaoui. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora Maurizio, c'è da dire che il Genoa chiama e il Novara risponde. Perché? Per quanto riguarda la classifica a marcatori, 13 reti realizzate dal Genoa, il Novara si mette sopra addirittura facendone 17 al malcapitato Nola, finisce 17-8 anche con un pizzico di polemica finale perché l'ultimo gol lo volevi realizzare tu, che te ne eri andato dai pali per aspettare un assist che non è arrivato. Bomber Jovino implacabile, quindi il Novara trova i 3 punti al termine di questa stagione molto interessante per quanto riguarda la classifica, e arriva anche la gioia personale per il Bomber con la casacca numero 9 che diventa capocannoniere della Serie A. Una regular season niente male per questo Novara. Sì, ma più in generale abbiamo raggiunto il doppio obiettivo, la riconferma di Luigi come Bomber. L'ultima partita la squadra è scesa in campo per far segnare Luigi, e l'ultimo gol, ha detto volevo essere sicuro, magari diceva i gemelli, localizzazione, qualche errore, qualche gol mancato, è meglio fare più gol possibili. Il secondo obiettivo raggiunto finalmente, dopo 4 anni riesco a vedere il mio, tra virgolette mio, Novara nella parte sinistra della classifica, tirando un bilancio, terzo e quarto anno del Novara, al trofeo Jack, hanno 2 anni consecutivi in Champions League, l'anno scorso da 10° e quest'anno da 7°, è una squadra da 7ª posizione, una squadra in continua crescita, e sono sicuro che con questa mentalità, con questa voglia di giocare, saremo la mina vacante della Champions League. Anche un bel collettivo, come sì, mi piace notare attraverso le storie social, sì, cene, un tanto stare insieme, ma soprattutto una bella atmosfera con un gruppo che si è rinsaldato bene, soprattutto quest'anno, mi sembra di notare, Maurizio. Sì, io ho sempre detto, il bello non è vincere o fare bella figura, il bello è riconfermarsi. Quindi era giusto dare la possibilità a Luigi di riconfermarsi, e poi solo delle idee, anche una cena, pur non parlando di calcio, pur parlando in generale del più e del meno, oppure esprimendo i propri fatti personali, le proprie difficoltà, aiuta a cementare il gruppo. Io solo delle idee che anche l'anno scorso è capitata, ho preferito fare la cena alla fine del campionato, un'altra alla fine della stagione. E qualche giorno fa l'abbiamo fatta la cena, una bella pizza alla fine del campionato per ringraziare della disponibilità, perché comunque venire a giocare durante la settimana, anche se è un impegno piacevole, è comunque un impegno che hanno i ragazzi nei miei confronti, ed è giusto e doveroso per me ringraziarli, e poi anche spero che sia di buon auspicio per la Champions. Anche perché allargando l'inquadratura si nota la presenza di un altro ospite che non ho salutato prima, sto parlando dei bussolotti che abbiamo in grandissima quantità. Qualche anno fa ci siamo procurati un brutto mal di pancia per ottenere tutti questi bussolotti, ma ormai sono solo ricordi dolorosi, perché abbiamo i bussolotti e possiamo fare tutti i sorteggi di questo mondo e di quell'altro. Ma al di là dei sorteggi, mi preme rassicurare il signor Bomber Jovino che non si tratta dei gemelli che stanno lì con la calcolatrice oppure con le tabelline a fare i conteggi. Abbiamo un sistema informatizzato che è fantastico. E infatti però ed è tutto documentato. E infatti è stato detto nello spogliatoio, ma Luigi viene vecchio stampo. Vecchissimo stampo. C'è da dire che se bisogna prendersela con qualcuno, al massimo è con gli assistenti, che a volte veramente segnano, sì, capre per cavoli, e poi il giorno dopo avvengono le procedure di ricostruzione. Esatto, quello l'ha fatto per giustificarsi, perché no, anche se aveva 200 gol non la passava mai Luigi. Così no, è. Non l'avrebbe passata. Stile Inzaghi, e tu eri il povero barone della situazione mondiale. Oppure del Piero pure. Anche con Gilardino, quindi gli esempi in quel mondiale non
mancano, ma speriamo che siano di buon auspicio, perché alla fine senza passare la palla si è vinto quel mondiale, quindi speriamo, speriamo, il Novara può fare qualcosa di positivo anche per quanto riguarda le coppe europee che vedranno protagoniste un collettivo sicuramente interessante, forse meno individualità ma più collettivo, un collettivo tigrato verrebbe da dire, Sergio. Questo CSK Mosca che ha terminato la regular season ha trovato anche delle conferme importanti soprattutto sul mercato, una tigre pastore, cioè diciamo che ci sono vari elementi interessanti adesso per questa post season che si apre. Sì, sì, è vero, una squadra molto tigrata, come hai detto tu. Sì, sì, sì. Con la mano del DS del Buffa abbiamo preso Lucio Pastore, devo dire che il giocatore molto, lavora anche lui molto sul collettivo, era quello che cercavamo. Il campo parla sempre, il gatto si è tolto soddisfazioni, speriamo che ce le togliamo noi in Champions, sperando di beccare lui, come dice sempre il mio DS. Vedremo che cosa dicono i bussolotti. Vedremo, insomma, dopo avverranno i sorteggi per quanto riguarda la Champions e l'Europa League. Ultima giornata che per il CSKA Mosca ha portato un impegno niente male, d'accordo che era comunque da ultima giornata, però contro l'Hajduk Spalato si è vista una bella partita, ma soprattutto due squadre che possono essere un po' le mine vaganti per questa Champions, a detta di tutti. Io non c'ero, però hanno fatto una bella partita e l'Hajduk è una bella squadra, conosco quasi tutti i giocatori, hanno messo in difficoltà il New Sense, l'abbiamo messo in difficoltà anche noi, quindi mi dicono tutti che è una squadra preparata e pronta, quindi ci sarà da divertirsi, anche se il New Sense è, lo sappiamo tutti, è la squadra da battere, quindi però in questo sport giochiamo per battere chiunque, quindi va bene così. Sì, anche perché è la squadra da battere, ma è una squadra che è stata già battuta, una partita un po' complicata questa contro il Lecce, forse Sergio c'è stata anche quella mancanza di mordente dovuta al risultato già acquisito per quanto riguardava il campionato. È arrivato un 7-5 che per il Lecce è importante soprattutto sul piano psicologico, perché ha dimostrato prima di tutto a se stessa che può giocarsela alla pari, perché il New Saints anche per la premiazione post partita era comunque venuto al campo con 11 elementi, quindi poteva cambiare e scambiare squadra come voleva. Il Lecce ha avuto consapevolezza, come hai detto tu, di poterli battere, come ce l'hanno un po' credo tutti quelli che fanno la Champions, sanno che possono batterli e ci proveranno, però secondo me non è stata una partita come può essere una partita di Champions, una partita tirata, non l'ho seguita, però credo che ci sia stata un po' di leggerezza nella partita, era l'ultima, si doveva festeggiare, molti ragazzi credo che non hanno messo lo stesso impegno. Però io credo che ci sarà da divertirsi e sono tutti in fila per batterli, per provare a batterli. Una Champions e anche un'Europa League che porterà sicuramente delle sorprese, ma ci sono dei dati molto interessanti osservando le statistiche del campionato, perché ad esempio una squadra come il Trabzonspor Maurizio risulta essere la seconda difesa meno battuta del campionato, al di là dei pochi gol realizzati comunque i turchi si confermano molto coriacei in fase difensiva, e questo nella partita secco, anche nella fase a gironi delle coppe europee, può rivelarsi comunque un fattore molto importante. All'ultima giornata contro l'Arsenal ad esempio solo 3 gol subiti per il Trab. Sì, ma non è una novità, né una sorpresa, una conferma. La difesa è stata sempre la difesa e la coracità è stata sempre il punto forte del Benevento. Qualche giorno fa ho rivisto insieme a degli amici la partita alla semifinale del Jack Benevento Jack 7, Benevento Trab, la partita è finita 2-1. Il Trab la mette molto sul piano fisico e sulla forza difensiva, anche perché con Gaetano a porta hanno quasi un muro. E quindi sì, sono sulla partita secca, se la possono giocare, tanto è vero che hanno vinto la Champions League di qualche anno fa battendo il Valencia proprio in finale di quell'anno. Io penso che se è una buona difesa già sei avvantaggiato, perché con un portiere e con una difesa prendendo pochi gol sei anche un po' più sereno. Un fattore molto importante non prendere gol, perché comunque sono partite che si giocano parecchio anche sul piano dell'umore, sul piano psicologico. A proposito di psicologia, Sergio, una squadra che praticamente nel 2020 non è mai scesa in campo, il Chievo, che ha chiuso il 2019 con i punti che aveva, poi ha chiuso la stagione veramente di male in peggio, perdendo 13-2 contro un Genoa lanciato a portare Tortora capocannoniere, poi invece Iovino ha detto di no. Però intanto il Genoa ha completato un bellissimo percorso stagionale, Tortora anche. Il Chievo, non so, secondo me con queste credenziali rischia anche di fare una brutta figura in Europa League, perché diciamo che va bene che vuoi un attimino rimodulare i tuoi obiettivi, però se inizi a perderne 5-6 consecutivamente, poi dopo non è che improvvisamente ritorni ad essere con uno smalto di forma tale. Io credo che ho visto un po', seguito, sempre senza portiere, sia dall'inizio, già quando facevano i punti, poi dopo hanno proprio mollato, secondo me, quindi spero che almeno riescano ad arrivare al campo 6-7. Per l'Europa, perché sennò diventa falsato anche per le altre squadre.
Io penso che anche se sia un torneo, quando il livello è alto e vuoi partecipare a una competizione del genere, 7-8 persone base ci vogliono, perché altrimenti non ti diverti e ti smonti pure durante la partita, poi a finire, come abbiamo visto, chi fa 10 gol, chi fa 11 gol, si arriva a 70 gol a fine anno, sembra un po' una pagliacciata, però ci sta, in un torneo ci sta anche questo. Sì, un dato che fa riflettere parecchio, Sergio, è che il secondo in classifica marcatori ha esattamente il doppio dei gol del terzo in classifica, ossia Savinelli del Millwall. Il Millwall non è una squadra che ha brillato, insomma, durante questo campionato per punti e per prolificità sotto porta, però intanto Savinelli i suoi 32 gol li ha fatti, importanti, ma sembrano quasi nulla rispetto agli oltre 140 messi insieme da Jovino e Torto. Cioè, io penso che Jovino, da quello che ho sentito, ha fatto tipo 13 gol l'ultima partita, io non ho seguito, però mi hanno detto 13-16. Cioè, se partiamo di sta media, cioè contro le ultime squadre, punti sempre a far segnare Jovino, grande giocatore, no? Cioè, grande bomber. Ma se calcoli 15 gol con le ultime 4, alla fine sono gli stessi gol di Savinelli. Cioè, Savinelli è come se avesse fatto molti più gol, però lo sport è anche questo. Maurizio, tu che dici al riguardo del focalizzarsi sul far segnare un solo giocatore oppure magari cercare di portare tutto il collettivo in rete? Che ne pensi per queste parole? Io penso che, a parte che Bomber Jovino ha saltato due partite, quindi non ha giocato per problema, non ha giocato tutte le partite. Io sono dell'idea che in una squadra di futsal il finalizzatore ci voglia, che ti faccia fare il salto di qualità, ti faccia seguire la squadra nel momento decisivo. Io mi ricordo alcune partite, quando eravamo in difficoltà, lui ha subito assegnato e ci siamo risollevati e abbiamo vinto. Però io penso che se non c'è un gioco di squadra, un giocatore da solo non fa la differenza. Magari l'ultima partita, devo essere onesto, anche alcuni giocatori, tipo Antonio, tipo Francesco, pur avendo la possibilità di segnare, è anche naturale, è anche un fatto istintivo. C'è Luigi che può fare i bomber e gliela passi. Però per trovarsi Luigi e segnare c'è sempre un gioco di squadra. Una riflessione importante mi viene da pensare a Icardi, che diventa capocannoniere a fine stagione, regala i Rolex a tutti i suoi compagni di squadra. Jovino cosa regalerà invece ai suoi compagni di squadra del Novara? E i ringraziamenti, penso. Ma lo più spero, preziosi. Io credo che deve regalare qualcosa agli avversari. Di fare 17 gol in una partita, ripeto, tutto il bene che voglio a Jovino, però 17 gol io non li segno nemmeno a porta vuota, fermo 60 minuti, non ce la faccio. Vabbè, ma c'è anche da dire che il Nola non aveva il portiere, poi la squadra lunga aveva voglia, e la squadra non c'è male, aveva voglia di far segnare Luigi e quindi c'è stata questa fatalità. È andata così, una fatalità addirittura, se ne parla. Non è fatalità, Nel senso che, vabbè, ma anche Felice Toltra ha fatto 13 gol in una partita. Ma infatti non è un attacco a Jovino, intendo dire, se una squadra viene e tu segni 13 gol, è come se non sei venuto. E io non ho mai avuto questa fortuna, quindi chissà chi è più fortunato di me. Sì, sicuramente. Ogni squadra, diciamo, che ha il bomber che si merita, e quindi Tortora per il Genoa, Jovino per il Novara. Noi abbiamo bomber testa, 5 gol in campionato, tutti decisivi però. 3 di tacco in una partita. E perciò dico, sempre decisivo. E tutto questo ragionamento per dire che il Valencia ha come bomber Matteo Adinolfi, che risulta, Sergio, anche il top scorer della sua 20 squadra. 20 gol, quanto ha fatto? 20 gol, sì, rientra nella top 15, ma non è abbastanza per entrare nella top 10 in trasmissione. Io ne ho fatti 15 gol. Quindi per lui Gazzetta Jack, ma non Salotto Jack, tanto per cambiare. Però questo dimostra che il Valencia comunque è un po' in difficoltà se il suo difensore centrale o comunque il suo elemento difensivo si ritrova ad essere top scorer. Valencia, che nel frattempo ha perso comunque l'ultima giornata di campionato contro la Roma di Mister Di Palma, che comunque glielo sta ancora rinfacciando dopo 10 giorni. Rinfaccerà fino a fine torneo. Io e Marco siamo andati a chi l'ha visto, sono 2 anni che aspettiamo di Valencia. Ma parteciperà all'Europa League il Valencia? All'Europa League sì, lascia il posto vacante. È ai nastri di partenza, non sappiamo se poi supera il nastro. No, che ne pensi, Sergio, di questa situazione del Valencia? Io ho visto sempre, mi è capitato di vedere 3-4 partite, 5-4, Matteo in porta, poi in mezzo. È sembrato un po', per uno che ha vinto tanti titoli, mi dicono, io il secondo anno di Jack sono. Mi sembra un po', non lo so, mi è sembrato un po' strano. Sempre per la gioia del fratello Marco, eh? Sì, infatti, Marco che comunque a suo modo ha portato la barca in un porto sicuro. Anzi, Maurizio, per l'Inter è arrivata anche una vittoria importante contro la Fiorentina all'ultima giornata, anche perché di fatto poi in virtù dei playoff l'Inter è testa di serie in Europa League, sì, e quindi potrebbe già beccare il Valencia già nel girone. Sì, io ho avuto modo di confrontarmi con Marco, lui per a mio modesto parere ha fatto un ragionamento giusto. Quest'anno ha avuto delle difficoltà
a presentarsi al campo, non dico apparare altrimenti tu mi bacchetti, esatto, giustamente, esatto. Ha avuto delle difficoltà a portare un numero congruo di giocatori al campo, va bene? Ah, così è perfetto, è quasi più da tribunale che da salotto, quindi, Jack. E quindi giustamente lui ha detto, siccome quest'anno ho delle difficoltà anche forse per delle scelte di mercato sbagliate, mentre in Champions League anche con 5-6 persone al campo, in Europa League me la posso giocare di Slovenia, in Champions League se non ho un numero congruo di persone al campo io non posso giocarmi. Lei ha fatto questa scelta, è un ragionamento da apprezzare. E poi un'altra cosa che qui mi ha fatto riflettere, ha detto l'Inter non merita di andare in Champions League, è giusto che vada il Novara. Anche io la penso così, non ha dimostrato di poter meritare la Champions League, quindi è giusto così. Sergio, l'onestà e la sincerità di Marco Dinulfi, che si cosparge il capo di cenere praticamente e va a chiedere perdono, tra virgolette. Io non sono mai d'accordo su queste cose, perché se doveva giocarsela sul campo, per me doveva andare sul campo, poi ognuno sceglie ciò che vuole fare. Per quanto riguarda l'Europa League, io volevo spendere una parola, mi sbilancio. Per me l'Europa League la vince la Fiorentina. Importante questo parere, anche perché Maurizio se ne parlava anche a microfoni spenti di questa Fiorentina che quando arriva sul campo in un certo modo e con Zorzetti ispirato fa grandi cose. Più di una volta Zorzetti è stato incluso nella top 5 di settimana perché a volte riusciva a parare anche le cannonate che se gli ricordo la partita con l'Eduk. Ricordo la partita con l'Eduk. Vabbè, a microfono spenti ne parliamo con l'amico Sergio. Se la Fiorentina viene al campo con il quintetto base, secondo me è una delle favorite insieme all'Inter e all'Arsenal. Se la può giocare al 100%, perché con il quintetto base è una squadra forte. Le ultime partite la Fiorentina di campionato ha tirato Remi in barca perché ha ritenuto di non essere pronta, di non avere un collettivo tale per affrontare la Champions League. Però in Europa League si riparte e sicuramente farà una bella figura. Anche io mi sbilancio, una delle favorite, delle tre favorite per me. Vedremo anche come si svolgerà insomma il cammino della Fiorentina in Europa League. Ultimo parere, Sergio, riguardo alla stagione di Serie A che è andata a concludersi, il Nola. Il Nola, se si fosse svegliato prima, secondo te sarebbe riuscito a ottenere una salvezza agevole? Perché comunque alla fin fine si è ritrovato a 2 punti dalla salvezza dopo un'intera stagione passata a 0 o a 3 punti. Conosco i ragazzi, ci ho giocato anche contro, c'ero in quella partita. Si devono svegliare un po' prima, e gliel'ho detto pure a fine partita, un po' di mordente in più. Ragazzi che se vanno sotto 2-3 gol si demoralizzano. Sì. Si vede che sono le prime armi del trofeo Jack, non sono veterani come l'amico Maurizio, quindi non sono così marpioni. Però cioè, secondo me c'erano squadre più scarse. Secondo me erano pure più forti del Chievo, che le ultime 10 partite non c'era quasi mai. Sì. Un po' dispiace perché non ci hanno creduto nemmeno loro. Però lo sai meglio di me, il campo parla e bisogna sempre accettare. Abbiamo una primavera di trofeo Jack che ci aspetta abbastanza pirotecnica. Ricordiamo anche che il gatto del Jack è tornato a pieno regime insomma nei campi di calcio, quindi magari ti rivedremo anche titolare in qualche partita di Champions. Pieno regime al 100%? No, sicuramente... 95%. Sicuramente farò la Champions 15 minuti, 20 minuti a farà partita. Farà tutte le partite quando dice così Gianna. 15 minuti, 20 minuti, ma anche nel rispetto dei miei amici del Novara, Angelo e Sandro, che si sono sacrificati al posto mio, quindi un 15 minuti, 20 minuti, perché acquisire il ritmo, l'amico Sergio mi insegna, ci vuole tempo, piano piano. Quindi queste le tematiche che abbiamo analizzato e affrontato per quanto riguarda la Serie A. È il momento di far diventare protagoniste anche l'altro ospite che ci è venuto a far compagnia, sarebbe a dire il signor Bussolotti. Quindi attraverso le mani di Sergio andiamo a evidenziare, insomma a scoprire la composizione dei due gironi, partendo dal primo Bussolotto, che sarà la squadra che andrà ad accomodarsi nel girone A, il girone dove è testa di serie il New Sense. Ricordiamo infatti che i Bussolotti sono 6, in quanto 3 andranno a comporre il girone A dove c'è il New Sense che è testa di serie e altri 3 andranno nel girone B dove c'è il Lecce che è testa di serie. Poi andiamo a spiegare come andranno avanti questi gironi, ma nel frattempo primo Bussolotto è il momento di estrarlo. Ecco qui un rumore che ci fa tanto piacere ascoltare, quello della ruota della fortuna insomma. L'estrazione che parte con la prima squadra, vediamo qual è. Trab. Ecco il Trabzonspor che quindi si accomoda nel girone A insieme
al New Saints, andiamo anche a vedere la prima squadra sorteggiata per il girone B. Roma. La Roma andrà nel girone del Lecce, già un derby giallorosso a suo modo, quindi già un primo problema casacche forse. Si può anche usare lì Bussolotti, sì. Quindi là, un'altra squadra per il girone A. Vediamo la mano di Bejau. Io dico Novara. O forse il CSKA. A me fa piacere, Vediamo un po'. Detto, fatto. Novara nel girone A con New Saints e Trabzonspor. Adesso potremmo pescare il CSKA. Vediamo quindi. Maurizio non ha una bella faccia, Giando, già te lo dico. Cercheremo già di dire. Non già l'avevo immaginato, l'ho detto. Già te lo dico. Genoa. Il Genoa nel girone B a far compagnia a Lecce e Roma, un girone tutto italiano. Sembra una Serie A di fine anni 80 così. O Eduk o CS, girone di ferie, girone, perché rimane Eduk o CSKA. O CSKA, sì. Ma vediamo subito, Maurizio. Vediamo speriamo subito qual è. Non tremare, Maurizio, non tremare. CSKA, ci speriamo per me, io voglio te, lo sai. Ma tutti quanti me. Ma la sorte non mi aiuta mai, ho preso l'Eduk. E invece anche io. E invece, è l'Eduk. L'Eduk lo temevo tanto. E quindi andiamo giusto a controllare se il sorteggio non è totalmente farlo. Non ha ballato. Ora esce Valencia, per esempio. Ti piacerebbe. Non è l'anno, Matteo Dinolfi, del Valencia in Champions. CSKA Mosca, quindi andiamo rapidamente a riepilogare le squadre che partecipano insomma a questi due gironi, con il girone A di Champions League che viene insomma portato avanti attraverso la testa di serie del New Saints. A seguire ci sono Trabzonspor, Novara ed Hajduk Spalato. Mentre invece per quanto riguarda il girone B, la testa di serie e il Lecce, per la composizione del girone sono state sorteggiate Roma, Genoa e CSKA Mosca. Andiamo anche rapidamente a spiegare com'è il funzionamento della Champions League speculare, anche a quello della Europa League che siamo pronti a sorteggiare da qui a breve. Per quanto riguarda la Champions League ci sono due gironi all'italiana, quindi partite di andata e di ritorno, 6 sfide per ogni girone. A seguire la prima classificata ha diretto accesso alle semifinali, mentre invece ci saranno i quarti di finale, fra virgolette quarti di finale, in realtà sono spareggi fra la seconda e terza classificata d'incrocio di ogni girone, per completare il quadro delle semifinali partita secca, come anche la finalissima del trofeo Jack per quanto riguarda le coppe europee, che si disputerà in questa primavera che si prospetta già abbastanza calda ed emozionante. Mentre ci prepariamo insomma al sorteggio dell'Europa League, Maurizio, un tuo parere al riguardo di questi sorteggi, di questi gironi che sono stati composti, insomma il tuo Novara sarà impegnato col New Saints, col Trabzonspor e con l'Hajduk Spalato, ennesima prova di maturità per, sì, per la tua squadra. Che comunque le otto squadre della Champions sono tutte forti. Rispetto all'anno scorso, dove mi è stato detto che l'anno scorso il Novara aveva un girone cosiddetto soft, adesso il girone A è un girone molto duro. Noi ci metteremo l'impegno e cercheremo di dare fastidio al New Saints, che è la squadra favorita. Sergio, invece, per quanto riguarda il CSKA Mosca, un girone, cioè forse è mancata quell'occasione di incrociare, diciamo, gli amici del Novara, gli amici del Trab, però intanto un girone che mi sembra molto equilibrato sulla carta, questo fra Lecce, Roma e Genoa. Che ne pensi? A parte gli scherzi, tutte le otto squadre meritano di stare lì e sono otto squadre forti, verranno tutte con tutti i giocatori, sono sicuro, quindi con gli organici al completo. Sono stato un po' cattivo con Maurizio perché prima mi aveva detto che voleva un girone CSKA, Trab e Hajduk. È capitato lui al posto nostro, quindi l'ha detto male, ma si scherza. Però la cosa importante è che spero il gatto, poi lo rincontreremo ai quarti. Sarebbe una bella cosa. È molto dura. Maurizio, quindi l'obiettivo per il Novara è fondamentalmente riuscire ad arrivare in modo di giocare i quarti o addirittura alle semifinali per quanto riguarda questa Champions. Noi ci metteremo l'impegno, però è inutile dirlo, anche guardando la classifica siamo gli sfavoriti, siamo quelli che sulla carta dovremmo uscire a detta di tutti, però cerchiamo almeno, puntiamo almeno a fare qualche vittoria per il terzo posto e poi come va.
Per quanto riguarda invece il girone B, come vedi eventualmente la classifica? Io non voglio andare contro gli amici della Roma, ma li vedo un po' più indietro. Vedo il Genoa gioca un gran calcio di collettivo e li vedo tutti e tre favoriti, mentre il girone A noi siamo un po' più indietro, però ce la giochiamo. Intanto, grazie ai nostri potenti mezzi della tecnologia e dalle risorse umane portate avanti da Marco Adinolfi, che veramente è un etrino in questo studio, al di là della sua figura gemellare che risulta colpevolmente assente anche per questo pomeriggio, per questa sera in compagnia del Salotto Jack, noi siamo magicamente pronti anche per il sorteggio dell'Europa League. Dopo la dea bendata rappresentata da Sergio Beggiaui per la Champions, è il momento per Maurizio Santaniello di portare avanti questo sorteggio, mentre ci prepariamo anche un attimo per quanto concerne la diretta social. Quindi andiamo a ricordare che nel frattempo, per quanto riguarda l'Europa League, nel girone A è, diciamo, testa di serie l'Inter, mentre invece nel girone B la testa di serie è l'Arsenal. Quindi dopo l'ok di invece è l'incontrario, quindi risolviamo anche questa situazione, mentre nel frattempo ci arriva dalla regia di Sua Maestà Marco Adinolfi l'ok per procedere, insomma, a questo sorteggio con la prima squadra che farà compagnia all'Arsenal nel girone A di Europa League. Valencia, subito. Ah, così, ci togliamo subito il den. Intanto arriva anche un'esultanza, non vi dico da parte di chi per questo sorteggio. È capitato con l'Inter? Valencia. Il Valencia? No, con l'Arsenal. Ah, con l'Arsenal. Quindi non ci sarà il classico ai gironi, mentre invece con l'Inter chi gioca? È andata male. Fiorentina, Inter-Fiorentina. C'è timido ottimismo dopo la partita della regular season, a quanto pare. Io lo credo più della Fiorentina che del Valencia. Vediamo intanto chi farà compagnia ad Arsenal e Valencia. Chievo. Chissà come arriverà per queste fasi di eliminazione diretta. Pure scende una corazzata in campo anche col portiere, magari vanno. Magari che quello che non hanno fatto in campionato tutto. Lo fanno in Europa. Come l'anno scorso, i playoff in Serie B, se ti ricordi. Millwall. Millwall per il girone B. E non resta che le ultime due della classifica, se non sbaglio. Sì, dovrebbero trattarsi di Napoli e Nola, ultime in classifica, ultime anche nel sorteggio, diciamo che proprio era il loro destino per questa stagione. È l'anno loro, l'anno da ultimo. Novara, no, scherzo. Nola. Nola insieme alle altre squadre del girone A. Il gatto vuole fare tutte le competizioni, Giando, scusami. Contemporaneamente si è autolanciato ovunque. Ne converrebbe. Tra poco anche i playoff di Serie B. Vediamo se in Serie B c'è qualcosa per lui. Lucis in fondo, Napoli. E anche in questo caso non è un sorteggio taroccato, perché ci sono tutte le squadre impegnate. Rivediamo anche attraverso il riepilogo: abbiamo nel girone A Arsenal, Valencia, Chievo e Nola, mentre invece nel girone B Inter, Fiorentina, Millwall e Napoli. Questo è il verdetto del signor Bussolotti, che ogni tanto torna a farci compagnia, soprattutto quando arrivano i primi caldi e quindi la primavera, perché stanno arrivando le coppe europee. Nel frattempo, Sergio, diciamo due gironi che ad una prima occhiata sembrano comunque abbastanza equilibrati. Forse già si riesce a capire quali saranno, non dico la prima di ogni girone, ma le prime due, però ci sono alcune incognite, perché ad esempio questo Chievo, se si sveglia col piede giusto, può diventare una mina vagante importante negli equilibri dell'Europa League. Se è il Chievo delle prime giornate, si gioca la prima posizione nel girone. Se è il Chievo delle ultime giornate, credo che non lo supera il girone, quindi bisogna un attimo vedere come si presentano. Dall'altro lato l'Inter è un'incognita, bisogna vedere sempre con quale testa vengono, perché non è una questione di chi va, è con che testa ci va. Conosco bene i ragazzi. E poi ti ripeto, poi c'è la mia favorita, che è la Fiorentina. Giocano insieme da tanto tempo, le ultime partite avevano trovato un grande ritmo, poi hanno deciso di non fare la Champions e credo che se non fanno errori e non litigano tra di loro possono arrivare in fondo. Per me possono vincerla tranquillamente. C'è entusiasmo, ma soprattutto c'è una squadra che psicologicamente è molto serena, molto tranquilla quando va a giocare al campo, anche quando la situazione si mette un po' più in difficoltà. Può essere un'arma in più, Sergio, questo? Hanno ritrovato fattore. Serenità, perché all'inizio ho visto, anche essendo molto amici, ti beccavano un po', perché forse sapevano la loro forza ma non la mostravano. Però adesso sono convinti dei propri mezzi e quindi credo che faranno una bella Europa League. Mi ha deluso un po', a me, dico la verità, l'Arsenal mi ha deluso. Ci ho giocato anche contro la fotocopia dell'anno prima
il buon principato solo, ma poi devo dire che il resto non mi ha impressionato per niente. Quindi secondo me, se non vanno a un numero almeno di 8 persone, per l'età alta che hanno, rischiano di non passare il turno. Maurizio, invece, secondo te questa Europa League come può svilupparsi, ma soprattutto questo Arsenal può ritornare ai fasti di un tempo? Sì, anche perché il girone lo permette. Io vedo molto avvincente il girone B, perché Inter, Fiorentina e Milan hanno del fio da torcere, vedo più Inter di Napoli, così come il Nola. Il girone A, se l'Arsenal viene con gli uomini giusti, tranquillamente secondo me può ambire la posizione e fare. Però, come diceva Sergio, bisogna avere un numero con due persone, perché se si presenta a 5 persone sul campo, principale rimarrà solo. Questi i verdetti e insomma tutto ciò che concerne le coppe europee. Abbiamo quindi terminato questo ampio spazio, questa ampia pagina dedicata alla classe regina del trofeo Jack, perché comunque bisognava fare un riepilogo per quanto riguardava la Serie A e portare avanti i discorsi della Champions e dell'Europa League. Noi spostiamo la nostra attenzione adesso al campo a dimensioni ridotte, alla categoria cadetta per quanto riguarda la Serie B. Vediamo attraverso le grafiche il riepilogo al tramonto della 16ª giornata, perché la Serie B non si ferma mai nel frattempo, e andiamo a vedere i risultati per la classe cadetta, che in questa settimana ha visto la vittoria dell'Olympique Lione contro l'Atletico Madrid per 10-8, a seguire Ternana Salernitana 10-7, Empoli Villarreal 3-0, Celtic Wimbledon 10-6, e per completare il quadro giusto in modo molto coerente, l'ultima squadra che vince la partita di giornata la vince a sua volta per 10 gol. Manchester City contro Pescara 10-5, un andato molto curioso che va a formare questa classifica che osserviamo adesso, con la Ternana al primo posto che va a staccare a 5 punti di distanza il Manchester City, fermo a 41, a seguire 5 punti di distanza anche con l'Olympique Lyon che prende la terza piazza a 36, Celtic 30, Atletico Madrid 22, apre la parte destra della graduatoria, il Wimbledon a 20 punti, Empoli 17, Pescara 11, Salernitana 8, Villarreal meno 3, per una classifica a marcatori che si compone con Cascello al primo posto, ormai lo ricordo a memoria, infatti con il Wimbledon 66 gol realizzati per il re della classe cadetta, a seguire Carmine Napolitano 44 reti, Annelli 39, Santella sempre per la Ternana 34, poi Poda dell'Empoli 31, Porto per il Celtic 27, Romano del City 25, Delia e Ambrosino appaiati a quota 20, completa la top 10 Franco Barone del Manchester City con 19 reti. Questa la situazione attuale in Serie B. Andiamo anche ad analizzare attraverso l'immagine, attraverso i gol più belli, cosa è successo nella classe cadetta con il contributo della regia. Due settimane molto importanti per il campionato di Serie B. La classifica ha sviluppato evoluzioni fondamentali dando un messaggio ben definito, ossia che la Ternana è in fuga verso la Serie A. Ha avuto un ruolo centrale in questa situazione un'altra squadra che parla inglese, ossia il Wimbledon, che nel turno numero 15 ha fermato sul pari il Manchester City, che ora si trova a 5 lunghezze di distanza dalla prima della classe. Con l'attuale conformazione della graduatoria, infatti, perde il suo peso specifico lo scontro diretto previsto per l'ultima giornata di regular season, e potenzialmente nel giro di questa settimana i rossoverdi potrebbero già festeggiare l'accesso diretto alla Serie A 2020-2021. Passando al calcio giocato di questi ultimi 7 giorni, un curioso dato statistico porta l'assegnazione dei 3 punti a base 10. Infatti, tutte le squadre che hanno vinto hanno rifilato 10 gol nei rispettivi match con gli avversari di giornata. La Ternana, forte dei soliti elementi, ha ragione di una Salernitana combattiva ma bloccata sul 10-7. Poca storia nella sfida dei Citizens al Pescara, con i Delfini che si svegliano nel secondo tempo quando ormai è troppo tardi e gli avversari avevano già acquisito il risultato. Sicuramente più frizzante la disputa di Lione ed Atletico Madrid, francesi che rinsaldano il podio portandosi a quota 36. Chiude invece il calendario la vittoria del Celtic, che mostra i muscoli contro un Wimbledon forse troppo sicuro dei propri mezzi. Punti con il risultato al referto di 10-6. Questi i verdetti quando mancano 100 minuti al triplice fischio della regular season. A seguire saranno solo playoff per scoprire chi seguirà in Serie A la prima classificata. Rieccoci in studio dopo l'ampia parentesi, ampissima verrebbe da dire, dedicata alla Serie A.
Ma c'era una giustificazione, anche perché bisognava sorteggiare e scoprire da qui per tutta la primavera come verrà caratterizzato il trofeo Jack attraverso la Champions e l'Europa League. È tempo di dedicare spazio alla Serie B, l'abbiamo introdotta attraverso le grafiche ed il servizio per portare avanti le prime analisi. Apriamo nuovamente le porte del nostro salottino, dove c'è il nostro ormai ospite, che più che ospite è quasi un padrone di casa di per sé, Maurizio, che torna insomma ad esprimere concetti importanti anche per la Serie B. Abbiamo aggiunto un po' di arredamento con quel mobile di Mario Renone, ben ritrovato. Buonasera. Anche perché ci porti un po' di colore, soprattutto un verde che per fortuna non resta, diciamo, mimetizzato nel green screen, fortunatamente. Quindi ben ritrovato, Mario. Come vanno le cose? Non ti vedo da più di una settimana ormai. Perché la serie ti dirò, non è che mi sei mancato, però piacere vederti. Si è fermata la Serie A e si sono fermate anche le foto. Mi dispiace per i ragazzi della Serie B, però così ci ricarichiamo in vista di questa Champions e di queste coppe europee. Riesci sempre ad essere molto abile a trovare motivi che sviluppano il mio rancore nei tuoi confronti, perché questa settimana mi sono ritrovato anche in campo per la Serie B in questa bella sfida fra Pescara e Manchester City. Io inizierò a chiederti delle partite, tu risulterai terribilmente impreparato e farai una figuraccia. Mi sono preparato a casa. Bravo, bravo. E allora iniziamo proprio parlando di questo Manchester City che resta, diciamo, al secondo posto in classifica, ma accusa il colpo della settimana scorsa, il pareggio con il Wimbledon, e quindi adesso si ritrova a meno 5 della Ternana, Mario. I ragazzi del City sono così, sono un poco, non voglio dire scarsi perché non si dice scarsi, però quando accusano il colpo, quando per esempio contro un Wimbledon che naviga nella parte bassa, non riescono a reagire, questa è un po' la loro pecca. Forse si innervosiscono un po' troppo, soprattutto in campo, che quello fa male, e quindi poi, cioè, le partite sono così, si può andare in svantaggio contro una squadra sulla carta più debole, e la forza di una squadra secondo me sta proprio nel saper reagire in campo e quindi riuscire a dare il meglio. Maurizio, diciamo che effettivamente forse è l'approccio psicologico alla gara del Manchester City che ogni tanto porta a qualche penalizzazione, ma d'altra parte il Wimbledon, nonostante sia una squadra molto umile per i valori espressi, c'è il capocannoniere della Serie B con ampio margine, perché comunque 22 reti di distacco sul secondo in classifica, che è un certo Carmine Napolitano che comunque i gol li fa, significa che effettivamente c'è tutto un impianto di gioco, ma soprattutto un singolo che è molto forte. Eh sì, ma se pensi che la serie B si gioca nel campo a dimensioni ridotte, già le differenze tecniche rispetto alla Serie A vengono ridimensionate, sì. A ciò si aggiunge che sia il capocannoniere, quindi si è quasi alla pari. Il Manchester City, io l'ho vista la partita di Wimbledon, ha giocato molto bene. Purtroppo è andata male per il Manchester City e forse ha giocato la possibilità di giocarsi tutto all'ultima giornata. Il Wimbledon ha meritato il pareggio e potrebbe essere una mina vacante insieme al Celtic per la post-season, per i playoff, e potrebbe dare il filo da torcere al City, anche se il City secondo me è molto favorito, perché vedendo la sua lista, se vengono tutte le persone che stanno in lista, è ampiamente favorito. Sì, effettivamente ha un grosso potenziale, ma hai fatto bene a citare il Celtic, perché anche per questa settimana ha dimostrato la sua forza, la forza del collettivo, soprattutto dopo le assenze che si sono sviluppate per impegni di lavoro e impegni personali da gennaio in poi, uno su tutte, quella di Porto, che attualmente è ancora nella top 10 dei marcatori. Però intanto il Celtic, proprio contro un Wimbledon rinfrancato dal risultato di settimana scorsa, è andato a vincere 10-6, quindi un'affermazione abbastanza importante per gli scozzesi. Sì, il Celtic già l'anno scorso, dopo i primi mesi di ambientamento, nella seconda parte della stagione ha fatto bella figura, è un bel collettivo perché la maggior parte sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, e ripeti, in questo campo a dimensioni ridotte anche il collettivo fa la differenza. Cioè, presenti il Lione, che sono le stesse persone, sono al terzo quarto posto se non mi sbaglio, quindi sì. Il Celtic giocando insieme, essendo tutti amici, posso dire a loro nei playoff. Intanto, Mario, una delle ultime partite che si è giocata giovedì è stata proprio quella della Ternana, della capolista contro la Salernitana. Ti aspetti magari una goleada da parte della Ternana, perché comunque la Salernitana, insomma, non è proprio squadra di altissima classifica, e intanto è finita 10-7, che quindi ci fa pensare ad una gara abbastanza combattuta, ma soprattutto a una Salernitana che, al di là della sconfitta di questa settimana, sta portando avanti un finale di stagione abbastanza solido rispetto a come è iniziata quest'anno. La Salernitana la tengo più presente
intendo come squadra, perché è una squadra che mi piace seguire, alle volte sì, ha quelle defiance ogni tanto, però è una squadra, come hai detto tu, solida e che riesce a portare quasi gli stessi giocatori al campo, a volte si sa per problemi lavorativi oppure altri problemi che possono succedere durante la settimana, però comunque riesce a portare sempre le stesse persone, che è importantissimo in una, soprattutto nel campo piccolo, avere comunque i movimenti, ricordarsi chi... i propri compagni di squadra. E questo secondo me è il punto forte invece della Ternana, che riesce, sono un gruppo di tutti amici, io bene o male li conosco quasi tutti, comunque fanno gruppo anche al di fuori del campo, comunque li si vede uscire sempre spesso insieme, comunque sono una squadra a tutti gli effetti, e quindi per loro è anche più facile affrontare delle partite sulla carta non proprio agevoli, e quindi meritano, secondo me, io mi sbilancio, la testa della classifica nei confronti delle altre due squadre, quali Manchester City e Lione, che pure Lione, ricordiamolo, fa grande squadra fuori dal campo, sì. Comunque sono tutto un gruppo di vecchi amici, e quindi secondo me sì, me l'aspettavo questo tipo di partita. Intanto, a proposito di grande gruppo di amici, qua diciamo che in vista poi del trofeo Jack 10, Trab Ternana può diventare un unico gruppo di amici, ancora sì, più super amici. Si parlava, insomma. Si sentiva dire che il Trab Ternana, visto che sono tutti dello stesso Rione, sì. Vorrebbero fare una unione, una sola squadra, così come il Valencia vuole fare la riunione, ha detto Matteo, a detta di Matteo. Sì, ma con chi la fa? Ha degli amici in Serie B, Matteo? No, Matteo, sì, la riunione con tutti gli... Io sapevo che c'era un gemellaggio con il Villarreal in Serie B, ma per Valencia, diciamo che... vuole fare la riunione con i suoi campioni del passato, con cui ha vinto tutto, dice. Però bisogna valutare se vengono. Ma in genere queste cose si fanno parallelamente poi alla Serie A, cioè ad esempio le squadre in Serie A hanno le loro squadre di leggende, però non li mette a giocare in Serie A, la no, Roma, so. L'Inter, quella Serie non A, lo so. Liga Calcio. Sì, la Ternana. Insomma, mi sembra un progetto un po'... Lui la sbanderà dei 4-20 pubblicamente, ha detto vicino a me, divertiti anche quest'anno e poi ci vediamo il prossimo anno, ha detto vicino a tutti quelli del campo, sì. Però diciamo che sì, il Trab vuole fare la fusione con la Ternana, e essendo un gruppo di amici che si conoscono bene da tanti anni, la cosiddetta panchina, sicuramente faranno bella figura. La Ternana al match ball la settimana prossima, se non mi sbaglio. Però bisogna vedere, perché è come quando il tennista che deve battere la il servizio nella championship deve battere, bisogna vedere i primi minuti, se poi si riescono a ci sarà un po' di tensione, se poi si riescono a sciogliere, hanno una partita anche abbastanza facile, sentivo dire, e quindi meritatamente potranno festeggiare il loro titolo. Vedremo, c'è tutto ancora da giocare, tutto da definire per questa porzione finale di regular season in Serie B. A seguire ci saranno gli spareggi promozioni per il secondo ticket per la Serie A, rispetto poi alla squadra che sarà la prima classificata e che accederà di diritto alla Serie A del trofeo Jack 2020-2021. Intanto prima si parlava di gruppi di amici, altri due gruppi di amici importanti sono quelli di Olympique Lyon e Atletico Madrid. Mario, una gara combattuta gol su gol, 10-8, forse diciamo che l'Olympique Lyon nero-verde, perché squadra di Saviano aveva ancora un po' qualche scoria del carnevale, diciamo così. Sì, l'Atletico Madrid, Lione lo abbiamo analizzato prima, è anche un'altra squadra, come dire, come il vero Atletico Madrid, è molto, molto fisica, sì. Si basa soprattutto sulla fisicità in campo, non è che non giochi a calcio bene, però fa del fisico una qualità migliore. E nulla, quindi ha riuscito a tenere testa al Lione, che però poi ha fatto valere il suo collettivo e quindi è andato avanti. Non per niente il Lione occupa l'ultima piazza disponibile del podio con 36 punti, ma andiamo anche a rivedere la classifica della Serie B, perché c'è un Empoli che, prendendo i 3 punti contro il Villarreal, si mette comunque in una posizione abbastanza importante per rinsaldare quantomeno il suo accesso nella griglia dei playoff post season. Secondo te, Maurizio, da qui al termine della stagione può esserci qualche sorpasso, oppure ormai le distanze si sono cristallizzate su queste che dovrebbero essere le posizioni finali della Serie sì, B? Sì, l'ultima se non mi sbaglio è la Salernitana che può fare i playoff. Sì. Sì, con due partite che mancano la Salernitana potrebbe scavalcare il Pescara, non so che hanno fatto nello scontro diretto, va bene, però cambia poco, o Lione o City, comunque Pescara e Salernitana partiranno molto svantaggiate, e azzardo un'ipotesi, io dico Lione per i playoff.
Sì, il Lione potrebbe fare effettivamente una bella figura nei playoff, se non altro perché il Lione quantomeno si presenta a 7-8 persone al campo, da lì a salire a livello di elementi. Specialmente nella partita unica. Valori molto importanti. E invece in un eventuale Atletico Madrid-Wimbledon, io non so, vedo un po' più avanti il Wimbledon sul piano tecnico. Sì. C'è sempre però l'incognita che se si presentano a 5 contatti oppure con l'extra è problematico. Sì, poi dipende, anche se l'Atletico Madrid ha gli anelli con un buon giocatore, il Wimbledon è il capocannoniere, è proprio una partita secondo me al 50-50. Una partita che sarà sicuramente da segno over, queste diciamo le tematiche principali per la Serie B che è andata a conclusione per la 16ª giornata, da qui a breve la 17ª, ormai siamo nel rush finale per quanto riguarda il torneo cadetto. Noi nel frattempo andiamo anche a dare un'occhiata molto rapida alla situazione in Serie D, classifica cristallizzata perché resterà ferma per note vicende sanitarie per questo fine settimana, ma nel frattempo andiamo ad osservare che il Real Ischia si trova al primo posto con 31 punti, a seguire Tigre Casalnuovo 26, Club Paradiso Acerra completa il podio con 22 lunghezze, poi Futsal Barano 19, Meridiana 18, Jack Maracanã 17, Real Torre del Greco apre la porzione destra di graduatoria con 15 punti, Saverio Silvio Vignati 12, Real Acerrana 10, Mariano Sport Club 7 e Forio 6 punti. Rieccoci in studio dopo aver presentato anche la Serie D con i potenti mezzi e la magia della televisione. Allarghiamo l'inquadratura ed ecco che ho altri ospiti, altra gente fresca che viene a trovarci in studio. Marco Di Nolfi, dopo un gran lavoro di coordinamento dietro le quinte, si presenta in prima persona. Marco, diciamo che è stato abbastanza complicato fare questa mezz'ora parlando di Champions, di Europa League, ma soprattutto resistere alle lacrime del gatto che già si sono sviluppate, possiamo dirlo. Sì, sì, buonasera a tutti, è stata dura la regia e soprattutto sentire il gatto per quasi tre quarti d'ora. Sì, infatti, diciamo che è stata la cosa più di con la gente che mi chiedeva quando andava in diretta, perché eravamo anche in diretta Facebook, sì, quindi ho dovuto bilanciare le due cose. Ci siamo riusciti comunque, come si può osservare attraverso il sorteggio che è venuto poc'anzi, di Champions ed Europa League. Per quanto riguarda te, per l'Inter, un sorteggio positivo, negativo, neutro, un tuo parere? Diciamo che è abbastanza equilibrato secondo me quello di Europa League, Giando, vedo due gironi abbastanza equilibrate, con forse è meglio non aver preso il classico, perché il classico è sempre insidioso, Matteo si inventa sempre qualcosa, meglio così, l'anno scorso l'ho picchiato per un mese quattro volte, quest'anno vorrei evitare perché mi fa un po' pena, quindi forse lo incontrerò solamente in semifinale o spero addirittura, anzi spero di non prenderlo nemmeno in finale quest'anno in verità. Spero di arrivarci io però. Beh, diciamo che l'auspicio, se lo incontri, significa che almeno ha fatto qualcosa di buono nel girone, perché come stanno le cose mi sa che è un po' difficile. Qualcosa si vedrà, lui si inventa sempre qualcosa, Giando, però non mi fa paura. Poi vedo invece il girone dell'Arsenal, comunque il Chievo secondo me dirà la sua. Sono equilibrati, non ti so dire, anche tutti quanti, il Napoli, il Millwall, sono squadre che comunque potranno fare un bel percorso. Invece in Champions League vedo il girone molto, molto duro, col gatto che piange, giustamente piange. Rischio quarto posto per il Novara? Non voglio dirlo perché poi te l'avevo detto, quella. Ma secondo me il gatto non si qualifica. O il gatto o Gaetano Iovino. Attenzione, parole importanti Sergio, queste per un gatto che è già sull'orlo della crisi di nervi, quindi andando avanti di questo passo mi sa che lo vedremo male alla prima giornata della fase a gironi, insomma. Per io già lo sento miagolare, sì. Quindi non so come arriverà alle partite. Un paio d'ore prima è meglio non avvicinarsi al gatto, secondo me, un paio prima delle partite. Forse un paio di giorni prima. Un paio di giorni pure, sì. Se inizia da oggi a parlare, si gioca settimana prossima, povero chi ne incontra questi giorni. Poi già è capitato l'ultima partita del campionato Fiorentina-Inter, la prima della Europa League sarà Fiorentina-Inter. Ah, abbiamo fatto anche i gironi. Scontri incrociati. Sì, abbiamo fatto anche già il calendario, è andato in diretta anche quello. Sovrimpressione sì. Anche. E per quanto riguarda invece, parlavamo poc'anzi della Serie D, una Serie D, un cammino stagionale che comunque sta portando ai primi bilanci in vista delle partite che arriveranno. Intanto nel frattempo il calcio si è fermato a livello regionale, quindi c'è tempo per allenarsi, ricaricare le pile, ma soprattutto riflettere su come sta andando questa stagione. Sì, è tutto fermo, il calcio si è fermato, il coronavirus ha toccato anche noi e quindi prima era stato deciso di farlo a porte chiuse, poi da poche ore c'è la direttiva che sono sospese tutte le gare di calcio 5, calcio 11 e quindi non si giocherà. Già abbiamo riposato la settimana scorsa, riposiamo pure questa settimana.
ci fa bene riposare, chiarire un poco le nostre idee, vedere cosa vogliamo fare, i nostri obiettivi. Siamo lì a un punto dal playoff, come vediamo dalla classifica, la squadra ce la sta mettendo tutta, ci sono stati alti e bassi, ne abbiamo già parlato, con squadre tipo di bassa classifica potevamo fare sicuramente meglio, invece l'ultima partita contro la prima in classifica del Real Ischia abbiamo fatto una grande gara, addirittura eravamo in vantaggio negli ultimi 10 minuti, poi un po' errori arbitrali di cui non mi piace parlare, un poco siamo venuti meno, non siamo riusciti a un palazzetto grandissimo, un campo grandissimo, non siamo riusciti a chiudere, però comunque ripeto, questa squadra da alti e bassi a me sembra una squadra che può ambire ai playoff. Sergio, una dirigenza che si esprime con parole importanti per quanto riguarda il collettivo, fra alti e bassi si preferiscono gli alti e si sta lavorando insomma per cercare di mantenere uno standard abbastanza elevato. Abbiamo bisogno di lavorare, quindi adesso stiamo fermi per il coronavirus, quindi continueremo a lavorare come stiamo facendo, stiamo recuperando qualche infortunato, anche io vengo da un infortunio alla gamba, c'è bisogno di un po' qualcosa in più da parte di tutti, perché stavamo andando molto bene, poi abbiamo un po' mollato, mettiamo gli infortuni, un po' l'allenamento, un po' alcune circostanze interne, quindi però sapevamo che la Serie D è un campionato un po' così. E nulla è perduto e l'obiettivo rimangono i playoff. Non andare ai playoff sarebbe una disdetta per noi e per tutta la società. Quindi credo che con l'impegno di tutti possiamo andare ai playoff e poi giocarci la salita in Serie C, ma adesso parlare di Serie C è superfluo, quindi arriviamo prima ai playoff e poi vedremo. C'è tempo per lavorare, ma soprattutto ci sono ancora sfide da portare avanti da qui al termine della regular season. Regular season che invece per quanto riguarda la Serie C Marche è andata a conclusione. Abbiamo una squadra che ha vinto insomma il cammino stagionale, ma adesso ci stanno anche i playoff per la Serie C. Sì, c'è la Juve Stabia, come abbiamo detto già la scorsa volta, che ha vinto il playoff, cioè ha vinto il campionato, andrà in Serie B l'anno prossimo, allora ci saranno i playoff con 4 squadre, si giocherà per un girone unico, si giocherà per altre 6 partite. Un altro mese e mezzo di serie C per decidere l'altra squadra che salirà, come l'anno scorso più o meno. Insomma, proprio per mantenere la coerenza, anche la Juve Stabia va in Serie B, come sì, la vera Juve Stabia che attualmente si trova in Serie B. Noi intanto siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo un po' evidenziato tutte le tematiche principali per quanto riguarda queste coppe europee che andranno a caratterizzare la primavera e soprattutto la conclusione della 9ª edizione del Trofeo Jack. Marco, grazie per questa tua presenza in studio che va semplicemente a coronare il lavoro che hai portato avanti nell'ultima ora da coordinatore supremo, ormai unico gemello del Jack, verrebbe da dire. Sì, doveva venire anche mio fratello, però impegni extra Jack l'hanno portato fuori, quindi non è qui. Sicuramente ci ha seguito, ha visto il sorteggio da casa, non da casa, sarà su qualche campo. Beh, diciamo, ringrazio tutti, ringrazio voi. Diciamo, in bocca al lupo al Valencia per non fare il quarto posto nel girone. No, Valencia non farà il quarto posto, si qualificherà, ti ripeto, conosco mio fratello. Sergio, intanto grazie per il tuo estro e diciamo la tua capacità da playmaker anche qui al Salotto Jack, in attesa di rivederti al 100% sia per quanto riguarda il Trofeo Jack sia per quanto riguarda il Jack Maracanã. Ci stiamo lavorando e ringrazio, ti è sempre un piacere. E ringrazio anche Mario Renone per la breve, fugace ma soprattutto incisiva apparizione nei nostri studi, abbastanza preparato, può sempre fare di meglio, un ragazzo che si impegna alla grande, ma soprattutto grazie a Maurizio Santaniello per i contributi e soprattutto per le lacrime, perché adesso dobbiamo andare ad asciugare a terra tutto il nostro studio televisivo, ci sono anche i cavi con l'elettricità, rischiamo qualcosina, ma per il gatto questo e non solo. Va a conclusione la 7ª puntata del Salotto Jack, l'invito è come sempre a seguirci sui social, su YouTube soprattutto perché c'è lo streaming delle partite per quanto riguarda la Champions e l'Europa League, sul sito trofeojack.it tutti gli aggiornamenti, tutte le statistiche, quanti gol ha fatto Bomber Jovino, quando li ha fatti, in che giorno e a che orario, perché c'è segnato tutto quello che serve sapere sul Trofeo Jack, e anche su Facebook per quanto riguarda insomma far compagnia, scoprire tutte le ultime novità, pure quelle che riguardano Mister Felice Di Palma, che salutiamo sempre caramente, diciamo il jolly del Trofeo Jack doveva essere qui, ma anche per questa volta non è qui per la gioia di qualcuno e la tristezza di qualcun altro. Noi quindi siamo in conclusione, non resta che augurare un buon proseguimento di serata in compagnia del palinsesto di Videonola e anche per questa settimana con tanti sorrisi. Buon Jack a tutti!